Cari amici, bentrovati. Come vedete, vi parliamo quest'oggi dall'altare dell'Assunta, che è anche l'altare del Santissimo Sacramento. Qui è custodita l'Eucarestia e nella nostra cattedrale è anche un luogo riservato alla preghiera, all'adorazione. E siamo così alla seconda stazio, alla seconda fermata di cui vi ho parlato domenica scorsa introducendoci. E dopo aver contemplato ciò che significa diventare partecipi della vita di Dio che è Trinità Misericordia, ora siamo chiamati a contemplare la vicenda di Gesù che con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione è la nostra salvezza. Gesù ha rivestito la nostra carne e ha vissuto la passione attraverso la morte, ha attraversato la morte ed è risorto per noi. Sentiremo nella lettera agli Ebrei, egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Ecco, tutta la vita di Gesù è nell'Eucarestia, è contenuta nell'Eucarestia. Egli è colui che è nato, ha patito, è morto ed è risorto per noi. Cristo nell'Eucarestia è alleanza nuova, è redenzione, è Pasqua di salvezza. Ascoltiamo la mirabile pagina tratta dal Vangelo di Marco, sulla quale poi ci soffermeremo a porre qualche considerazione. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là, dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Ecco, abbiamo ascoltato l'Evangelista Marco che ci dà un'inquadratura molto precisa. Ci dice che la Pasqua è immolazione, da una parte, dall'altra che la Pasqua è banchetto. La Pasqua di Gesù è sacrificio della sua vita ed è banchetto che ci nutre della sua stessa vita. In prima battuta si tratta di preparare la Pasqua. Per la verità, le precise indicazioni di Gesù che tratteggiano un uomo venire incontro con una brocca d'acqua introducono gli apostoli nella sala al piano superiore già preparata. Ecco, l'atteggiamento primo con cui accostarci all'Eucarestia è proprio quello di riconoscere che vi è un luogo preparato per noi affinché possiamo immolare
e mangiare la sua Pasqua. Vedete, non siamo noi a preparare l'Eucarestia, è l'Eucarestia che è preparata per noi. Quante forzature nell'ambito della ritualità sono state messe in atto proprio per rendere più attraente, più partecipata l'Eucarestia, senza essere avveduti che l'Eucarestia è preparata per noi. L'actuosa participatio, di cui ci è maestro il grande Concilio Ecumenico Vaticano II, passa da qui, passa dal riconoscere che Lui ha già preparato tutto per noi. Forse si tratta di preparare noi stessi al suo dono. Se la sala è arredata, se la sala è già pronta, si tratta sì di esserci col nostro apporto, con la nostra presenza, con l'offerta della nostra vita, con la nostra generosità e dedizione. Lì preparate la cena per noi. A seguire diventa evidente che Gesù sta presiedendo una cena a cui dà un significato peculiare e decisivo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. L'intervento di Gesù durante il banchetto pasquale ha come intento quello di dichiarare presente il nuovo sacrificio e il nuovo nutrimento. Quello che si celebra durante il banchetto pasquale è il nuovo sacrificio che vedrà poi la sua piena consumazione sulla croce, il suo compimento nella risurrezione. Quello che si mangia è il suo corpo, quello che si beve è il suo sangue. Gesù non ci dona una cosa, Gesù non compie una magia. Gesù ci invita a prendere parte al suo banchetto, a quello che Lui ha preparato per noi, alla sua stessa vita. Ecco, il banchetto dell'Eucarestia contiene e realizza il nuovo sacrificio perché Egli si fa dono con il suo corpo dato e con il suo sangue versato. Così siamo chiamati a nutrirci del suo corpo dato e del suo sangue versato per sigillare la nostra partecipazione al nuovo sacrificio. Ecco perché l'Eucarestia non è una cosa, ma è una questione di vita, di vera esistenza cristiana. L'Eucarestia è tutta la vita cristiana. Vedete, non si tratta solo di verificare se possiamo fare la comunione e quindi se non ci è richiesta prima la confessione. Si tratta in realtà soprattutto di capire che mangiare il suo corpo e bere il suo sangue è questione di vita, rende vera e piena la mia vita di cristiano. La comunione non è una cosa che si riceve, la comunione è la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione che vive nella sua carne, nel suo sangue, sotto le specie del pane e del vino. Gesù ha preparato il suo banchetto pasquale per noi, diventa nostro cibo per metterci a parte della sua passione, morte e risurrezione. E così il suo corpo, il suo sangue sono cibo che ci dà forza e bevanda che ci dona salvezza. Ecco, in questa domenica porteremo Gesù nelle nostre strade, dentro gli ambienti di vita di tutti i giorni il Signore passa, perché dobbiamo ricordarci che siamo chiamati a vivere la sua vita dentro la nostra storia, nella realtà, nella quotidianità, nel vissuto di ogni giorno.
Buona domenica, cari amici, buona solennità del corpo e del sangue del Signore. A presto.